Cyberfo. Tutti in uno stesso posto, tutti in una stessa sera. Cyberfo. E un giorno venne un uomo. Venne un uomo nel giardino dove mia mamma è cresciuta e dove suo padre, mio nonno, faceva il giardiniere. La Villa Merz. Venne un uomo. Veniva da Milano e da tanti altri posti. Era uno scrittore. Scelse di rimanere lì. Lui era il compagno della zia del signor Merz, la zia Ginetta. Lui non stava tanto nella villa, preferiva la casa del custode, mio nonno. Aveva trovato una stanzetta che per lui era perfetta e lui lì scriveva. Ed è rimasto lì a scrivere per parecchio tempo. E mio nonno diceva a mia madre, ragazzina, ma me alla fa casotto e svia che gliela scrittura. Quell'uomo, lo scrittore misterioso, veniva da Milano e da tanti altri posti. Ma chissà cosa scriveva nella stanzetta della casa del custode. Lo ignoro. Quello che non ignoro è che il misterioso scrittore, l'uomo, si chiamava Elio Vittorini. E adesso sono qui, nel centro nevralgico di Concorezzo, dove c'è la storia, l'archivio, la cultura, la biblioteca e ovviamente la sala dedicata a Elio Vittorini, a tutto quello che ha scritto e a tutto quello che ha vissuto. Poi dice, parlo un bel tuo viaggio con l'ala senza i piedi sul finale. Io conosco un bel po' di gente che suona con Corezzo, gente anche molto brava, miei amici anche. Sono tante sfumature anche all'interno di questa musica, perché in questo paese non ci si ferma mai, anche a livello musicale si cerca di andare sempre avanti. Gira che ti rigira, dove è passata sicuramente tutta questa storia e le bifore e le persone in bicicletta su nella pianura, però oggi c'è la vita anche qui e soprattutto l'arte, la musica, e c'è una propensione e si è protesi comunque verso la voglia di suonare. È bello che la gente scopra che tu suoni. Tante persone non sanno neanche che lo facciamo, ma è bello il momento in cui lo vengono a scoprire. E questo secondo me è un chiaro modo della manifestazione della musica nel paese, quando si esce allo scoperto e si mostra quello che si sa fare o quello che si sta cercando di fare. Sapete, siamo nello stesso ramo, anch'io scrivo commedia, mia vera passione. Di giorno faccio il poliziotto temporaneamente, il sacro e il profano. Il sacro per me è il teatro, il profano è il mio lavoro per campare, voi mi capite. Ecco l'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Non so se c'è una foto così grande, non ricordo.
una gran tradizione il teatro a Concorrezzo, arriva proprio dalle compagnie formatesi negli oratori maschile, femminile, l'operetta, eccetera, eccetera, tutta una storia lunga, una meravigliosa fatica per queste due filosofie. La prima, che è una meraviglia andare sul palcoscenico piuttosto che in piazza a recitare, e la seconda, che è una gran fatica. Oh, ho tante cose da dire. Non avete idea di quello che si vede in servizio e quello che succede a Brooklyn. Ecco, questa è una delle mie piccole battute in Arsenico e Vecchi Merletti.